salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza. Vendita e noleggio. Amici del salotto, bentornati. Qual è il modo più giusto per raccontare un evento tragico, disumano, pieno d'orrore, che è la guerra? Ce lo siamo chiesti noi professionisti dell'informazione, qual è la chiave giusta? Me lo sono chiesto ovviamente anch'io, che dalla Sicilia provo a raccontarvi ciò che sta succedendo, ed era inevitabile farlo, giusto, e voi ve l'aspettavate, ed è giusto farlo. Abbiamo pensato di rispondere raccontando l'imponente macchina umanitaria che dalla Sicilia si è attivata allargandosi in un abbraccio d'amore verso l'Ucraina. Ed è per questo che ho il piacere subito di presentarvi gli ospiti di oggi, che si sono molto spesi e stanno veramente lottando in prima linea per fare qualcosa, ognuno nel proprio piccolo, ovviamente continuando a vivere la propria vita, perché noi ci svegliamo la mattina e comunque abbiamo le nostre vite, pur sconvolti dal pensiero che non lontano da qui tanta gente soffre e muore. Vi presento il rappresentante d'istituto del Liceo Galileo Galilei, Giuliano Settimo. Buonasera a tutti. Ciao, grazie, Giuliano, intanto, come stai? Bene, bene, grazie. Che tu hai anche un incarico istituzionale. Sì, sì. Qual è? Lo vuoi Sono dire? Sono rappresentante di consulta provinciale, quindi oltre a rappresentare la mia scuola, rappresento tutti gli studenti della provincia di Palermo. Quindi diciamo è un bell'incarico. Ah, che bello, complimenti. Grazie. E poi presento anche Ninni Gambino, benvenuto. Grazie a lui. Dell'associazione Medullolesi Spinali, che sta coordinando da via Evangelista di Blasi, dove c'è la sede dell'associazione, e insieme a Vittoria. Prokopovic, che è la coordinatrice della Sicilia orientale, nominata dal console. Assolutamente. Sì. Infatti noi la nostra base... Che salutiamo, che sarà presto qua con noi anche a parlare di questa cosa. Si scusa perché aveva altri impegni, certo, già impegni presi. Impellenti ovviamente riguardo l'emergenza, sì. Lo capiamo benissimo. E quindi appunto in prima linea anche tu, anche il presidente Giovanni Rotino, che è stato uno dei primi subito ad accogliere, perché già noi con loro stavamo facendo dei progetti, però purtroppo è scoppiata questa maledetta guerra e ha messo a disposizione l'associazione con tutti i volontari pulmini per la raccolta umanitaria. Diciamo che noi siamo piccolini, perché chi è che risponde è Palermo e la città metropolitana, questo è la Sicilia, si conferiscono tutti su di noi ed è un grande lavoro, Noi facciamo quasi 4 bagagli, i primi tiri sono arrivati e sono partiti per l'Ucraina. Sì, allora abbiamo in linea, in collegamento Skype, anche Emilio Pomo, che è il coordinatore del ROE. ROE sta per Raggruppamento Operativo Emergenze della Protezione Civile in Sicilia. Buonasera, buonasera dottore Pomo. Buonasera. Come va la situazione? Ma diciamo che siamo arrivati oltre 6.200 ucraini che sono ospiti nel nostro villaggio Italia ai confini con in Polonia, naturalmente ai confini della Ucraina. Abbiamo la necessità di fare uscire, perché come sapete questo non è un centro di accoglienza permanente,
è un centro di prima accoglienza, sì, lì la gente sta 2 o 3 giorni e naturalmente poi viene mandata via nei posti in cui hanno trovato rifugio presso gli stati membri, quindi in questo caso Germania, Francia, Belgio, comunque ci sono un continuo pellegrinaggio di pullman che vanno direzione aeroporto, entrano in Italia direttamente con pullman, che vengono anche dalle regioni italiane. Dalla Sicilia è arrivato proprio ieri un pullman, il tempo necessario per mettere a posto le carte e rispedire il pullman con 52 persone che andranno a Piazza Armerina. Sì. Quindi poi eventualmente possiamo anche realizzare i prossimi collegamenti, ma se vi collegate con il nostro responsabile del campo in Polonia, abbiamo anche la famiglia che è venuta a prendere. Su Dottore questo Pomo, volevo le dire chiedo infatti di rimanere di essere pratici, di essere concreti, non stiamo dietro la burocrazia, questo non è un affidamento di minori, è una missione umanitaria. E lì naturalmente dobbiamo portare il più possibile questi bambini a vivere una vita dignitosa, a trovare un po' di pace. Non è possibile lasciare questa gente al freddo, perché 6.000 sono dentro il nostro campo riscaldato, ben organizzato. Ma pensate che ci sono 1.200.000 persone che sono fuori ancora dai centri. Dottore Pomo, le chiedo scusa, abbiamo in collegamento che ha molta molta fretta, quindi le chiedo la pazienza di rimanere collegato, perché dobbiamo sentire con grande urgenza Giovan Battista Cicchetti Marchegiani, che è responsabile della missione INSFOROE di protezione civile, coordinatore degli aiuti al Villaggio Italia in Polonia, quindi lo sentiamo dalla Polonia. E lui racconta una situazione veramente critica, drammatica. Ingegnere Giovan Battista Cicchetti, lo stiamo contattando, certo non è facile anche prendere la linea, sono momenti di grande, si va a mille insomma in questi luoghi, ovviamente sono tante le persone ucraine che cercano di varcare il confine, che arrivano in Polonia cercando ristoro, cercando riparo, stanchi, infreddoliti, affamati, sono stati senza luce elettrica, senza nei bunker. Se permetti, il dottore Pomo diceva appunto tutte queste persone che arrivano per ora. Per ora molte scuole, anche private, pubbliche, stanno dando la disponibilità per far sì che i ragazzi che vengano continuino la loro vita e la continuino anche attraverso la scuola. La scuola io la vedo come una comunità e quindi dobbiamo essere i primi ad accogliere questi ragazzi e far sì che abbiano una parvenza di normalità, perché sono ragazzi che hanno lasciato tutto, hanno messo in stand-by la loro vita, anzi l'hanno quasi spenta lì perché diciamo c'è ormai la distruzione, c'è uno stato da ricostruire ormai e noi dobbiamo far sì che loro riacquisiscano la normalità, normalità che ovviamente non potranno mai avere, però dobbiamo essere i primi a integrarli e devo dire che non sarà facile per loro integrarsi, ma noi ce la dobbiamo mettere tutto per far sì che accada. Certo, anche a partire dalla regolamentazione della legge, perché ovviamente qualcuno faceva notare non è che la prima famiglia arriva e si prende un bambino in casa, cioè no, ci sono delle leggi che anche leggi regolano. E devono capire le persone che è ospitare, non perché molta gente per ora da noi chiama l'associazione che vogliono adottare, che non è così facile, non è un pacco anche... attenzione, perché qua dobbiamo stare attenti, perché tanta gente per ora chiede famiglie, però poi devono capire che cioè è un'accoglienza che devono fare, non è un pacco che poi dice ok io lo prendo e poi domani non lo voglio più, e su questo dobbiamo stare attenti, non è... Cioè, come dici tu, ci sono delle leggi da rispettare, non perché ora c'è la cosa dei profughi ed è così facile, assolutamente no, dobbiamo stare attenti anche a questo. Guardi, le telefonate arrivano, però dobbiamo capire dove vanno a finire, perciò dobbiamo spiegare alla gente che devono ospitare, dare la possibilità, come diceva lui, di accoglierli, di farli stare bene,
sapendo che nel momento in cui finisce questa maledetta guerra devono ritornare di nuovo al suo paese. Non è una cosa, perché per ora c'è una richiesta incredibile, ma dobbiamo stare attenti su quello. Certo, perché magari presi dell'euforia, esatto. Ma non sono cose semplici, no. Non è che così uno va al mercato. Esatto, infatti per ora sta succedendo questo. Sta succedendo questo. Infatti la coordinatrice certe volte è incavolata per dire cioè, stiamo calmi, non è così, non è una bacchetta magica. Sappiamo benissimo, e ripeto, come dicevi tu, ci sono delle leggi da rispettare, cioè per fare un'adozione non è così semplice. Non è anche semplice. Vero che magari si può snellire qualcosa, ecco, cioè quello trovare sì, un... Assolutamente ecco, sì. Abbiamo... È caduta la linea, va bene. Cerchiamo di collegarci in questo momento con la Polonia, voi da casa capirete insomma anche le difficoltà. Quindi dicevamo, Giuliano, tu hai diciamo dato il via a questa macchina, cioè tu quanti anni hai? Io ne ho 18. 18. Vai a scuola, al liceo, bello tranquillo, un bel giorno decidi di mettere in moto veramente una macchina incredibile. Diciamo, la Repubblica ha scritto di noi dalla scuola che parte la catena di solidarietà. Io intanto senza i miei professori, senza la preside che mi avrebbero concesso ti di fare fiducia, tutto ciò, ovviamente. Mi ha dato molta fiducia, di te, certo. Immagino. Devo dire che abbiamo pensato come possiamo realmente aiutarli, perché vanno bene le manifestazioni pacifiche, vanno bene i pensieri che si rivolgono verso questa popolazione, però abbiamo pensato come realmente potevamo aiutarli. Abbiamo detto, va bene, noi siamo un'istituzione scolastica, siamo la scuola, come ho detto, per me è comunità, facciamo diventare la scuola il centro della comunità. Quindi abbiamo iniziato, ho fatto subito una storia su Instagram, questa storia ha fatto il giro di Instagram, veramente è arrivata in tutta la Sicilia, abbiamo ricevuto aiuti da Ribera, da Caltallegra, da Montemaggiore. Ma studenti o proprio società civile in generale? Proprio dalla società civile, ci hanno chiamato tantissime scuole di tutta la Sicilia che volevano capire come abbiamo fatto per ripeterlo nelle loro scuole. Abbiamo creato un gruppo con tutte le scuole che hanno partecipato proprio per il coordinamento, ci siamo occupati con l'Ollus L'Aquilone di andare a raccogliere tutte le raccolte che erano state fatte e abbiamo cercato anche di coinvolgere, ed è riuscito, devo dire, veramente molto bene, la comunità, quindi abbiamo coinvolto le farmacie della zona, sì. La chiesa, infatti ringraziamo padre Raffaele, il dottore Vetro che ci ha aiutato tantissimo, anche la parafarmacia di Videnebrodi e la farmacia Stor Salute di Viale Strasburgo. Diciamo tutti ci hanno aiutato sia nel loro piccolo, sia tantissime persone che venivano con le macchine cariche di scatoli di alimentari, di farmaci. Ovviamente è stato poi difficile il coordinamento, ma devo dire che ne valsa molto la pena, perché sono stati dei momenti veramente toccanti, soprattutto erano emozionanti i momenti in cui la gente, anche persone ucraine, venivano a darci ciò che avevano acquistato da mandare, da spedire. Molti ucraini si stanno mettendo in discussione. Ecco, guarda, sì. Vediamo le foto. Queste sono dell'associazione di Ninni Gambino, quindi il via evangelista di Blasi. E sono tutti ucraini quelli che gestiscono, più i nostri volontari, che abbiamo quasi 20 ragazzi che sono a disposizione per il ritiro merce. Abbiamo 11 pulmini che girano per la città. Perché noi abbiamo la raccolta con i centri Famila, tutti i centri Famila ce li abbiamo e mettono i carrelli dove poter fare la raccolta. La risposta è il cittadino, la risposta è i comuni, noi abbiamo molti comuni che vengono e vengono a conferire da noi. Noi facciamo quasi 4 bancali al giorno. Ora abbiamo, come ho detto poco fa, già 2 tir sono arrivati, già il primo tir è arrivato in Ucraina, il secondo ci sta arrivando, abbiamo altri 2 tir già pronti per partire e altri 5 li dobbiamo caricare. È una macchina da guerra in senso buono, perché c'è una risposta dalle persone, dalle parrocchie, dai paesi Cammarata
Marsala, Partinico, Borgetto, Montelepre. È proprio la macchina della solidarietà, dell'umanità che si oppone fermamente alla guerra e che sta creando veramente una bella energia positiva rispetto alla distruzione. Assolutamente. Allora, presento Daria Giarrusso. Chi è Daria? Daria Giarrusso, associazione L'Aquilone Onlus, e Oksana Lipani Rusanova, sì, sempre dell'Aquilone Onlus, e figlia di Cecilia Dora Gricchia, che è la presidente, sì, e che salutiamo. Sì. Allora, voi avete qualcosa in comune? Cosa? Sì. Le origini, noi siamo entrambe ucraine, uh-huh, siamo state adottate, cioè io un pochino prima sono arrivata, sono qui da 13 anni, invece tu da quanto? Da 11 anni, da 11 perché anni. Purtroppo prima non potevo essere adottata per i problemi burocratici. Uh-huh. E quindi vabbè, in questo momento noto a tutti, ci siamo unite insieme alla causa, anche con l'Aquilone Onlus, che è l'associazione che si è occupata, diciamo, di tutta quella che è l'adozione, abbiamo deciso di, come dire, di dare una mano per quel che si può, e abbiamo appunto organizzato anche con Giuliano questa raccolta non fondi, di materiali, diciamo, utili a quella che è la situazione in Ucraina. In Ucraina, sì. Ringraziamo tanto anche il parcheggio Maurizio Tumminello, perché ci ha dato a disposizione quello spazio dove poter operare. E soprattutto grazie a Giuliano, proprio perché ne ha fatto un grande, a parte la pubblicità, poi anche ha dato una mano, soprattutto con la raccolta, ha organizzato tutto per bene, insomma, dobbiamo ringraziare tanto. È stato bravo. Sì, con le scuole, insomma, abbiamo avuto un grande riscontro e grande successo grazie a Giuliano. Beh, grazie anche, senza nulla togliere a Giuliano, ma anche, devo dire, c'è stata una grandissima solidarietà che in questi momenti, sì, non è mai da dare per scontato, perché per esempio l'altra volta siamo andati a prendere una ragazza, insomma, a fare l'accoglienza in aeroporto per aiutare anche con la mediazione linguistica. Perché anche questo fate. Sì. Sì. Ieri siamo stati proprio in aeroporto, abbiamo avuto questa esperienza, anche altra, perché ieri è arrivata una famiglia ucraina, e proprio grazie tramite l'associazione Aquilone Onlus, E questa famiglia fu accolta dai frati francescani a Baida, che ringraziamo pure tanto. Insomma, quindi non è scontata la solidarietà da parte delle persone. E ci sono state tantissime famiglie che si sono messe a disposizione anche per l'ospitalità, sì, che capiamo bene che è già un passo, come dire, più importante, penso, rispetto a quello che può essere soltanto una partecipazione a raccogliere, non so, mandare soldi piuttosto che mandare vestiti e quant'altro. Quindi di questo, insomma, era giusto sottolineare. Certo. E allora, proprio tornando a quello che diceva Giuliano e anche quello che diceva Ninni, siamo pronti? No. Allora, volete raccontare un po' come hanno reagito, nel tuo caso, gli studenti, quando tu hai proposto di cominciare questa macchina, di dare inizio, dare il via a questa attività, allora, benefica? Noi, preparando così dal nulla questa raccolta, abbiamo pensato inizialmente non arriveranno più di 4-5 scatoli, riusciremo a riempire. Pensavo una cosa in piccolo, la scuola ci aveva dato una piccola stanza in cui immagazzinare tutto e iscatolare, e il giorno dopo ci vediamo arrivare tantissimi sacchetti contenenti farmaci, contenenti alimentari e vestiti. E tantissimi miei compagni di classe, che ringrazierò sempre tantissimo per avermi supportato in questa iniziativa, mi hanno aiutato a smistare, scatolare tutto. Una mia compagna che ha origini ucraine, Victoria, uh-huh, ha scritto ad esempio ciò che contenevano gli scatoli anche in lingua ucraina e russa, perché comunque bisogna dire che in Ucraina si parla molto il russo ancora. Uh-huh. E quindi, diciamo, c'è stata questa macchina che si è azionata, uh-huh, che è stata emozionante per me, io non me lo sarei mai aspettato. Sì. Ed è stato emozionante quindi vedere il coinvolgimento anche emotivo di tutti gli studenti che venivano a portarci le cose, ma anche, devo dire, che è stato molto toccante vedere le persone che, quando ci portavano le cose, a raccontarci anche le loro storie, a dirci quello che pensavano su questa situazione. Abbiamo Emilio Pomo, il dottore Pomo,
in collegamento Skype che ci sta seguendo. Lei dove si trova? Qual è la sua base operativa? L'audio? Dottore Pomo deve attaccare. Scusate perché ecco. Nel frattempo mi chiamavano, mi chiedevano. E allora, ci racconti tutto. Attualmente quindi. Siamo a Palermo, quindi la sala operativa regionale Sicilia, stiamo coordinando, come sapete, da più di una settimana ormai, da quando è arrivato il contingente nostro, quindi la colonna mobile nazionale, abbiamo naturalmente ogni giorno la partenza da diverse città d'Italia di tutto quello che abbiamo raccolto e soprattutto il ricambio, i volontari che partono per naturalmente la Polonia. E come sapete il Villaggio d'Italia è nato grazie all'intuizione anche nostra, perché noi siamo principalmente, oltre a ROE, ROE è Raggruppamento Operativo Emergenza, Colonna Mobile Nazionale Protezione Civile, quindi un'organizzazione di volontariato, ma siamo tutti professionisti perché veniamo attraverso l'ISPO, l'Istituto Superiore della Formazione Operativa di Protezione Civile. E in questo caso, in tempo di pace, affianchiamo i comuni e aiutiamo a fare piani di protezione civile. Sì. Nel frattempo abbiamo visto delle foto, lei non lo sa, glielo dico, abbiamo visto delle foto del Villaggio Italia in Polonia, per cui dobbiamo sentire l'ingegnere Cicchetti Marcheggiani che lo coordina. Naturalmente l'internet lì è scarsissimo, quindi non dipende da noi. Stiamo cercando anche, abbiamo lavorato per rafforzare questa rete internet con quella satellitare, stiamo lavorando. Sì. Quindi però un po' di giorni credo ripresteremo anche il collegamento. Allora, questi aiuti che partono dalla Sicilia riescono in modo sereno ad arrivare? In quanto tempo arrivano? Se c'è ci sono delle criticità che avete riscontrato rispetto alla mobilità dei mezzi? Allora, la criticità la incontriamo dall'inizio, da questa settimana, perché ripeto, quando siamo andati 3 settimane fa per fare il sopralluogo, perché l'intenzione nostra era di fare un campo qualora si dovesse ampliare il discorso della questione guerra, essere pronti per poter intervenire. E quindi già c'eravamo incontrati col sindaco, il sindaco naturalmente quello mai conosciuto, con quello che naturalmente non ha ricevuto a Salvini, no? Perché ha tutti questi profughi da gestire, no? Quindi un sindaco attivo già prima che scoppiasse la guerra. Naturalmente poi durante l'emergenza abbiamo pianificato eventuale precipitarsi delle situazioni. Quindi poi naturalmente abbiamo dovuto affrettare attraverso anche l'autorità nostra nazionale per quanto riguarda l'intervento in il comune si chiama Przemyśl, proprio ai confini, ultimo comune della Polonia, confine con l'Ucraina, e abbiamo individuato, loro parlavano di aree, naturalmente noi avendo la conoscenza e quindi l'esperienza ormai di gestione della protezione civile abbiamo preferito non utilizzare le tende, considerato il fatto che siamo ancora in pieno inverno, quindi la temperatura là è meno 9 gradi, quindi è difficile, come sapete le tende, la maggior parte sono tutte tende di tele molto leggere, quindi non sono belle riscaldate, quindi non potevano tenere questo sbalzo di temperatura, quindi abbiamo preferito utilizzare, per renderci un po' conto, tipo un forum nostro, centro commerciale o quello di Zamperini, per fare un esempio, abbiamo trovato questo centro commerciale vuoto, detto questo è idoneo per poter accogliere oltre anche più di 10.000 persone. Attualmente quando siamo arrivati ce n'erano 400, ma solo perché mancava tutto, le brandine, mancavano come gestire, non avevano conoscenza. In Polonia non c'è un sistema di protezione civile, non hanno persone competenti o abituati a gestire terremoti, quindi è normale che l'esperienza sul campo conta tantissimo. Quindi abbiamo cosa subito, serve in questo centro commerciale? Suppongo coperte, viveri, e poi cosa succede dopo che i profughi allora, arrivano? Il centro commerciale è
un centro di accoglienza, lì sì. La gente dorme, sì. Quindi non abbiamo pensato, perché la gente dovrebbe stare non più di 2 o 3 giorni, quindi c'è un ricambio continuo, perché ci sono pullman che salgono tutti i giorni, che vengono dalla Germania, dalla Francia, dal Belgio, e questo vorrei soffermarmi poi anche sul discorso dell'accoglienza negli stati membri, quindi in questo caso le regioni. Molte regioni d'Italia dall'inizio, da una settimana, che salgono e scendono e portano naturalmente ucraini nel proprio territorio. Qui in Sicilia è successo che tutti parlano ma nessuno fa nulla. Ecco, vorrei dire a tutti, sia anche ai nostri politici, a chi deve fare, qui si parla che questa gente viene in Sicilia ma per venire per un paio di mesi, loro vogliono tornare poi a casa, non vogliono integrarsi e restare in Sicilia. Quindi stiamo parlando di un'accoglienza temporanea, in attesa che finisca questa guerra, lo vogliamo tutti, non vogliamo che la guerra arrivi a casa nostra, che arrivi in Sicilia. È normale che vogliamo che torni la pace. Nessuno pensa che questa guerra possa durare 20 anni, è impensabile, non lo vuole sicuramente, quindi devono assolutamente lavorare per la pace. E grazie, questa gente sì. Giustamente non può morire e lasciata abbandonata così, qualcosa bisogna fare, non è umano stare a guardare o a parlare, ci sono troppe persone che parlano, bisogna agire, bisogna fare, sì. Bisogna mettere il cuore, prendere un pullman, è una famiglia che ha una casa chiusa magari da qualche anno, col discorso della pandemia il turismo non c'è più e ci sono tante case che possiamo dare in affidamento temporaneo. Ne abbiamo avuto migliaia di telefonate, perché ancora e allora tante persone che entrano fuori, è pericoloso, la mafia. Ma quale mafia? Qui la gente ha bisogno di uscire fuori alle bombe che gli cadono in testa, e non possiamo stare qui a sentire discorsi che servono solo per distruggere. Sì. Allora, rimanga in linea, Pomo. Ovviamente le bombe, notizie dell'ultima ora, è che oltre ad avere bombardato a Mariupol l'ospedale infantile, pure l'università. Dico, tutti gli obiettivi civili, quasi tutti, li stanno prendendo. Per non parlare dei corridoi umanitari, perché questa è stata una cosa scandalosa. E non so neanche ad oggi se si è riuscita ad aprire dei corridoi umanitari percorribili. Insomma, la situazione è veramente critica. Stavi dicendo, Oksana? Stavo dicendo proprio questo. Noi con la nostra associazione abbiamo fatto nel nostro piccolo un canale umanitario, le persone da Borodianka, che comunque è la zona martoriata in questo momento dell'Ucraina, che è vicino a Kiev, a 100 km da Kiev. Queste persone sono scappate. Io li sento, sì, infatti queste persone, ovviamente con mia madre abbiamo organizzato tutto. Ora c'era Wizzair che dice che mette comunque gratuitamente i biglietti, ma neanche questo è vero, perché comunque noi abbiamo pagato i biglietti tutti tramite la nostra associazione, la nostra raccolta che abbiamo fatto, ma li abbiamo pagati noi, li abbiamo fatti arrivare ieri queste persone, e anche sentire i racconti di queste persone e soprattutto dei bambini è stato toccante, perché vedere bambini che vedevano la luce e si meravigliavano e dicevano mamma grazie, guarda che bel posto, dice finalmente non siamo sottoterra, per noi è stato sottoterra senza luce, senza perché luce, senza, ricordiamo che in Ucraina hanno staccato la luce, non c'è quasi tutta la maggior parte, tramite il centro che diciamo di Dnipropetrovsk, cioè stiamo parlando è senza acqua, sì. Condizioni disumane. Eppure sottoterra. Sì, e sono arrivati bambini e una nonna che purtroppo con un cane sempre. Il cane purtroppo non ha potuto prendere l'aereo, però l'abbiamo fatto arrivare tramite la nave. Ha fatto tutto il percorso da Polonia fino a Livorno in un pulmino e da Livorno, poi da Livorno hanno preso la nave e oggi alle 3 erano già a Palermo. Certo, pensare ai bambini che affrontano queste sofferenze proprio lascia senza fiato, cioè è disarmante. Vediamo qualche foto del villaggio in Polonia. Ecco.
andiamole vedendo. Il signore che vediamo è l'ingegnere di cui parlavo, Giovan Battista Cicchetti Marcheggiani, che è anche presidente nazionale del ROE di Protezione Civile. E, ecco, qua ovviamente sono i colleghi che in Polonia cercano di raccogliere più informazioni possibili. Però io volevo dire una cosa. Sì. Già diciamo che l'accoglienza in Polonia, diciamo che c'è e si sono veramente adoperati, però dobbiamo stare attenti a una cosa, dobbiamo aiutare chi è che è dentro, chi è che non vuole uscire, perché c'è tanta gente, certo, che non vuole lasciare la propria terra, perciò noi dobbiamo anche lavorare su quello. Infatti i beni primari a noi servono non farli arrivare in Polonia, infatti noi li stiamo facendo arrivare dentro l'Ucraina, perché là è importante avere le cose, perché da questa parte diciamo che si sta muovendo una macchina, pur un po', diciamo, i nostri politici nebulosa, è zero, perché nebulosa, diciamoci che tanto a livello nazionale siamo zero totale, e questo lo devo dire, e magari a livello locale si stanno muovendo, molti si stanno muovendo, perché il sindaco ha aperto la cosa per il corridoio umano, per fare l'ospitalità delle persone, ma dobbiamo andare dentro e devo cercare in modo possibile di arrivare dentro. Noi, la nostra difficoltà con la raccolta che stiamo facendo, noi abbiamo bisogno di un aiuto per far arrivare questi tir a disposizione. A noi serve, diciamo cosa serve. A noi serve ad oggi il denaro per spostare il tir e farlo arrivare in Ucraina. A noi serve perché già noi abbiamo tir pronti per partire. Quindi benzina, acquisto di benzina. Assolutamente sì, perché il nostro i trasportatori stanno solo esclusivamente chiedendo le spese. Noi cerchiamo la possibilità anche la nave o da Napoli o da Genova che non facciano pagare ai trasportatori che trasportiamo noi i nostri beni, quelli che abbiamo raccolto. E già è un abbattimento che abbiamo, e poi abbiamo solo la possibilità di pagare, cioè solo il gasolio. Noi abbiamo bisogno di questo per ora, perché Palermo... Tutte le difficoltà, pure il gasolio, il prezzo alle stelle, come non era mai stato, guardi, da un sacco di anni. No, guardi, se tutto... tu calcola che da Verona per arrivare in Ucraina ci sono 1400 chilometri, fai un calcolo solo il gasolio quanto ci vuole, ma solo le spese, cioè il trasportatore ci sta aiutando solo esclusivamente le spese, non c'è un guadagno, e soprattutto come dici tu che è aumentato il gasolio, che è arrivato a 2,39, sì. cioè noi come associazione record, assolutamente record. C'è più caro della benzina, sì, il gasolio sì, è il più caro della benzina, e noi siamo nei guai. Noi abbiamo, come si fa a donare, perché qua noi abbiamo un conto corrente messo sulla pagina Facebook dove aiuti umanitari, anche un euro io ho scritto, io non ho mai fatto, non mi ci sono mai messo in queste cose, ma oggi io ho chiesto anche un euro, stiamo ricevendo. Quindi, diciamo tutte le coordinate, così ti trovano. Sì. Per le donazioni, perché abbiamo una bella vetrina spinali, nella pagina Facebook nostra c'è il conto corrente dove c'è la possibilità di donare anche un euro. Io mi sono fatto un calcolo, ho 3.000 contatti su Facebook, un euro che sono? Niente. E io però mi ho fatto 3.000 euro e mi faccio due trasporti, giusto? Cioè, un euro calcolando, cioè io non sto chiedendo milioni, un euro l'uno. Com'è generosa la gente che porta a mangiare. Noi abbiamo bancali già pronti, autotreni già, tir già pronti per partire. Enna, Villarosa, il comune di Villarosa, i trasporti Gioia, ci hanno regalato il trasporto ed è arrivato. I fratelli Rotino, solo esclusivamente con il gasolio, e ci hanno portato oggi il tir in Ucraina. Ora questa azienda che ci fa pagare da Palermo a Verona 1.000 euro, è solo il gasolio. Io faccio, siamo come fa? Giusto? Solo esclusivamente il gasolio, ora che è aumentato. Ma se noi abbiamo l'abbattimento anche della nave, questi trasportatori non mi fanno pagare la nave, io pago solo il gasolio. Sì. Noi abbiamo bisogno ora di questo. Donazione, perché, denaro. Donazione, quindi denaro. Basta. Diciamo... Ma anche un euro, 50 centesimi, 10 centesimi. Ok. A noi serve quello per ora. Ci sta ascoltando? Riesce a seguire la nostra conversazione? Emilio Pomo non ci vede, ma ascolta. Eccoci. Sì, sì, no, deve attivare. Vuole aggiungere qualcosa rispetto al fatto di avere necessità proprio di trasportare queste merci fino al confine,
fino all'Ucraina, fin dentro l'Ucraina. Dentro, noi siamo dentro, non anche fuori. Anche noi tramite canali sempre in Polonia c'è un'azienda che comunque opera nel volontariato e tramite questa azienda noi abbiamo portato i nostri aiuti che abbiamo raccolto con le scuole grazie a Daria, volontari e tanti altri e sono già arrivati al confine ucraino che lì tramite diciamo i loro volontari che collaborano con questa azienda, loro già hanno portato questi aiuti in Ucraina che vanno al fronte e soprattutto ai bambini. Ma ai noi, bambini. Infatti noi già due tiri sono entrati dentro perché li prendono al confine perché sì. Sono camion ucraini perché sì. In Italia, a Verona portiamo noi, poi da Verona là portano i camion ucraini che arrivano, che c'è quella della Camera del Commercio che li prende sì. E li porta direttamente dentro, non fuori, perché già fuori... Fuori, ci stiamo adoperando. Loro sono saturi perché comunque voi non voi lì arrivano aiuti di esatto, tutti i tipi. Cioè, non cioè, subentrano le necessità proprio, cioè loro sono senza acqua. E infatti noi infatti senza... abbiamo acqua. Cioè, la guerra in Ucraina esatto, non è al confine. Esatto. Cioè noi dobbiamo pensare anche a quelli che sono dentro, non fuori, perché il discorso degli sfollati, cioè qua c'è una solidarietà incredibile e credetemi la Sicilia sta rispondendo una maniera incredibile, cioè veramente un cuore... E tutti. E anche ad accogliere, perché anche accoglienza, parliamo di accoglienza che comunque è un punto interrogativo grande, perché ancora oggi non ci sono, non c'è un DPCM preciso, non c'è specifico. Niente. Infatti per questo ho detto io, a livello nazionale siamo zero con i politici, tutti quelli che arrivano siamo abbandonati, sì. noi cittadini abbiamo sostituito la politica. Sì, e non, non va bene, chiacchiere, le chiacchiere no. Noi già siamo vecchi, ma i ragazzi, quello che stanno facendo, io giustamente voi avete citato le scuole, però io giustamente ci sono molte scuole che il Garibaldi, Tomasi Lampedusa, Asilio... Siamo coordinati con tutte le scuole. No, queste scuole conferiscono, chiamano, cioè c'è il Tomasi Lampedusa, ogni giorno noi gli mandiamo un pulmino. Ogni giorno, cioè i ragazzi si stanno muovendo in una maniera incredibile, poi tutta anche la popolazione. E i politici, sì. E i politici dove sono? Nessuno è venuto a bussare e a dire perché io non vado a chiedere. Cioè, lo sanno cosa abbiamo di bisogno. La coordinatrice sta girando, è andato dovunque. Sanno ma chi siete andati e cosa avete detto? Non è giusto fare il nome perché no, lo perché... sanno, chi ci guarda lo sa. Chi no, che ma ci guarda... noi invece non lo sappiamo no, e lo vogliamo sapere. No, nelle istituzioni siamo andati a chiedere, ma giustamente. Sì. No, ma lo può dire tranquillamente. No, io sono corretto, è giusto, diciamo istituzioni, ed è giusto fare così. Stiamo cercando in modo possibile di farci avere delle cose, perché è molto difficile. Però a livello nazionale, io dico a livello nazionale, i nostri politici a livello nazionale, io parlo a livello nazionale di tutti, non c'è colore. Nessuno si è adoperato a dire... ma state raccogliendo, avete problemi, l'esercito dov'è? Basta avere i tiri dell'esercito, la Croce Rossa dov'è? Ah, la Croce Rossa accetta soltanto donazioni in denaro, non e dov'è la a me serve il TIR. Noi pure abbiamo parlato con la Croce Rossa, ma... La Croce Rossa ha preso un sacco di denari ci a livello nazionale. Ci vorrebbe adesso l'intervento di Salvo Cocina, a noi servono i TIR, è stato designato dal Presidente che ce li portano Musumeci. Là dentro. Come responsabile della protezione a noi tutti che non io dico perché siamo tutti qua e noi invece aspettavamo una risposta da Salvo Cocina perché aspettavamo un suo collegamento Skype per raccontarci cosa la regione sta facendo e come si sta muovendo anche rispetto all'accoglienza che è un altro tema importantissimo perché intanto noi mandiamo gli aiuti ma stiamo già accogliendo masse di persone giustamente che hanno bisogno anche di venire qui al sicuro e come ci dobbiamo organizzare con i profughi che già arrivano, arriveranno sempre di più. Io mi auguro che appunto riusciamo a sentirlo perché a quanto pare non risponde. Ovviamente il problema dell'Italia come sempre è la burocrazia. Sì. Noi come cittadini, come singoli cittadini, siamo un'istituzione scolastica e siamo riusciti a coinvolgere l'intera città, anzi poi si è mossa l'intera regione, diciamo siamo abituati a vedere la regione sempre, la nostra regione, sempre in fondo alle classifiche, ma in solidarietà siamo primi, il calore dei siciliani è sempre ineguagliabile. Siamo stati i primi. Siamo stati i primi e siamo riusciti a smuovere questa catena della solidarietà che è stata emozionante vedere come si è azionata
Ed è stato, devo dire, toccante, soprattutto vedere il coinvolgimento emotivo di tutti. Sì, fare rete. Guarda, ci sono una signora che è arrivata da noi, che abbiamo scoperto che è venuta con l'autobus e tutto, con due sacchetti pieni di spesa, è arrivata, ha visto che c'erano le signore che stavano facendo i pacchetti, tutte avete bisogno, si è messa là, poi dice, siamo andati, se l'accompagno, no, vabbè, prendo l'autobus e vado io. Cioè, gente normalissima, anche con grande difficoltà, a donare e ad aiutare, ad aiutare. Questa è l'umanità di base, ma perché il pensiero è insopportabile, cioè Appunto. noi facciamo le nostre vite normali, mattutine al sicuro, ci svegliamo la mattina e siamo al sicuro, continuiamo. E noi sappiamo però che non, in Ucraina non è così, che invece è tutto l'opposto, che c'è gente che soffre pene indicibili. Ma è anche il discorso che noi dobbiamo metterci un po' nei panni della gente che ha perso tutto, che prima contava, aveva una posizione. Io conosco un sacco di persone che appartenevano a un mondo molto benestante. Oggi dice, Oksana, io non ho niente. Capisci che devo a 60 anni iniziare da zero? Ed non è facile. E nonostante ciò la gente mantiene entusiasmo, cerca di andare avanti, anche le persone che sono arrivate ieri, ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Perché comunque Quante io. persone sono arrivate? Ieri sono arrivati 7, è una grande famiglia, la Ok. nonna, 4 bambini e poi le figlie. Daria, allora. Io invece mi sento di spezzare una lancia anche a favore delle istituzioni, in che senso? Cioè bisogna entrare poi nel merito di quelle che sono, di quelli che sono i fenomeni. È vero che c'è il fenomeno della burocrazia che è malfunzionante, però non è neanche facile intervenire perché il fenomeno è più grande, nasconde molte più spigolosità di quello che può sembrare, soprattutto per quanto riguarda ad esempio i minori. Perché ci arriveranno tantissimi minori orfani. E quindi io devo Sul dire, discorso almeno a livello dell'adozione, regionale, ci si sta muovendo. questo di qua hai pienamente ragione, però sul discorso di andare a fare i trasporti e portare le cose, Ah no, su questo su quello che assolutamente, dici però. tu, infatti ne Ma non sarà parlavamo così noi poco facile. fa, dobbiamo stare attenti anche a questo, perché molti infatti dicevano non sono dei pacchi, come diceva il nostro amico della Croce, della Protezione Civile, noi dobbiamo dare accoglienza e dobbiamo capire che poi queste persone devono ritornare in patria. Sì, ma non è neanche facile perché noi ci dobbiamo mettere nei panni di queste persone, perché comunque dobbiamo capire anche un po' mentalità, perché la gente, noi abbiamo esperienze con l'associazione che comunque mia madre fa venire bambini orfani 2 volte all'anno, in estate e inverno. E ci sono famiglie, sì, sottoscrivono tutto, prendono questo bambino, poi non parliamo di richieste che ci sono anche alcune che preferiscono anche certe caratteristiche, diciamo, fisiche. Però poi appena si stancano, perché non è Non che un te lo pacco, riportano, bravo, dico ora esatto. che le famiglie arrivano qui Ma e non ci sono le esiste. famiglie che li ospitano, come facciamo se non va bene, Ma non quindi diamo nasce? forza al discorso che al di là dell'euforia, È dell'entusiasmo, ci deve essere difficile. una regolamentazione Certo, ma ferrea. c'è la Ferrea, perché non è che ti regolamentazione, possono non è portare a quello che. casa. Ok. Non è il discorso di burocrazia, perché la legge, come dicevi tu poco fa, le leggi ci sono e si devono rispettare, si deve fare questo. Magari si può un po' accelerare nella cosa, però dobbiamo stare attenti perché tanta gente chiama, voglio il bambino, voglio questo, voglio. Ma non ne sono pacchi, sono E ti pacchi. riportano a casa. Io voglio vedere ora che comunque ci sono, ora io conosco alcune che gli hanno dato la famiglia, le persone adulte, e comunque non va bene. E ora vediamo, non è che possiamo cambiare da famiglia in famiglia. Ci Vabbè, dovrebbero essere le subentra strutture. anche l'incognita del tempo, perché tu pensi magari sei disposto a dare ospitalità a un determinato anche bambino, piuttosto che mamma bambino, per dire per un mese, e poi invece i tempi si prolungano, quindi lì, cioè non è una situazione, ripeto, semplice da contenere, perché ci sono tantissimi elementi che vanno approfonditi e che se no rischiano di, come dire, poi fargli la solidarietà trasformarla in Certo. altro. Infatti qua si deve stare attenti. Allora, diciamo che Salvo Cocina, appunto, che è stato designato dal presidente Musumeci per gestire l'emergenza relativamente all'Ucraina, ha il telefono spento. Detto questo, andiamo in pubblicità. Cosa dice il nostro regista? Sì. E nel frattempo riproviamo a contattare l'ingegnere Giovan Battista Cicchetti, marchigiani in Polonia. Vetra SRL, Bobcat Official Partner. Zona Industriale Ficarazzi, Palermo.
ricambi, assistenza, vendita e noleggio. Una pazzia totale, E allora io proprio live provo a chiamare dal vivo l'ingegnere Giovan Battista. Vediamo qui, scusate, ma questo è anche il bello della diretta, emergenza anche qui in studio. Vediamo un attimo. Suona? Quindi dopo riproverò anche Cocina, magari al nostro Ino Sfamelli non rispondono, magari a me. Sì, perché sono più fortunata. Pronto, un attimo. Ha risposto. Ora cerchiamo di capire se c'è audio. Mi ha chiuso. Sì, al villaggio arrivano continuamente dall'Ucraina persone, soprattutto anche tantissimi bambini, anche feriti, quindi... E come sapete noi lì su posto non abbiamo un ospedale, quindi naturalmente arrivano feriti leggeri, però hanno bisogno delle prime cure, quindi c'è un nostro infermiere che fa la prima valutazione, l'ora serve qualcosa, abbiamo... Mi sentite, vero? Sentiamo, Pomo, la sentiamo. Ecco, e qualora dovesse servire ci contattiamo il 118... i 112 in Italia e provvedono loro attraverso una task force che è stata creata proprio per l'Ucraina di intervenire con i nostri mezzi italiani per portarlo nell'ospedale più idoneo, quindi già questo è già successo con diversi pazienti, cioè bambini che sono stati male, che sono stati trasferiti in ospedale in Italia. Grazie Pomo. No vabbè, io sto riprovando da Salvo Cocina una risata di disperazione. E allora credo sì. Che faccia dalla mattina alla sera riunioni operative, sì, su tanti, sì, fronti, sì, sì. Ricordatevi che noi come Protezione Civile in Sicilia loro gestiscono Covid, quindi non è finita l'emergenza Covid, quindi soprattutto in questo periodo anche di freddo critico la situazione anche Covid non è finita, non siamo fuori dall'emergenza ancora. No, mi ricordarci che sì. Stiamo uscendo comunque da un'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto tutti e stiamo entrando in una nuova emergenza, quindi comunque stiamo vivendo tutti una forte instabilità e dobbiamo capire che chi la sta vivendo realmente è il popolo ucraino, che anche loro hanno vissuto la nostra stessa emergenza e quindi ora saranno comunque psicologicamente molto sconfortati. Uh-huh. Sì, in realtà io avrei gradito delle risposte in merito appunto alle politiche dell'accoglienza che non sono ancora del tutto chiare, però magari ci sarà tempo poi ovviamente nelle prossime... Io credo che il Comune abbia aperto già un sito dove... credo che ci sono dei responsabili dell'assistenza sociale, sì, sì, per accogliere, sì, okay. Per accogliere, perché già con il sindaco diciamo questo, infatti ho detto le istituzioni locali si stanno muovendo molto bene e il problema è a livello nazionale che siamo, perché là devi dare la botta, perché a livello locale si stanno muovendo e su questo ci siamo. Questa è la locandina del ROE che ci è stata inviata da condividere, dove ci sono tutti i loro contatti, hanno attivato un'email in cui si può scrivere per qualsiasi cosa, anche se si vogliono fare le donazioni soprattutto. Ricordiamoci anche che non tutti i medicinali si possono inviare, devono essere dei medicinali specifici, antibiotici ad ampio spettro iniettabili. Ricordiamoci che ci sono comunque delle fasce di popolazione, anche ad esempio diabetici, quindi noi ad esempio nel momento in cui ci sono arrivate delle donazioni in denaro abbiamo fatto una spesa per i diabetici, abbiamo comprato i macchinari, le fascette, tutto quello che serviva. Quindi bisogna pensare che ci sono varie sfaccettature all'interno del popolo che sono anche delle minoranze, ma qui bisogna pensare. Non è facile. I celiaci, tutto, infatti arriva pure roba da noi con... E anche il mangiare per gli animali.
sta arrivando anche magari che tu senti anche loro che non è indifferente, perché anche sì, animali sì, hanno bisogno. Cioè, ci sono tantissimi animali, centri per animali che sono stati abbandonati, alcuni che ci sono dei civili che non vogliono abbandonare i centri per gli animali, il problema è che non arrivano più gli alimenti per gli animali, quindi ci sono veramente le realtà complicatissime. Torniamo di nuovo alla stessa cosa, dobbiamo cercare il modo possibile di arrivare dentro. Esatto, là. Arrivare dentro. È quello. Ma noi c'è la possibilità di arrivare dentro, è solo che abbiamo bisogno della spinta, perché già abbiamo tutto, solo è il gasolio. Ok. Ma il problema il gasolio di arrivare dentro comunque c'è. Anche poi la sicurezza, perché nel momento in cui entrano dentro bisogna far sì che arrivino realmente ai civili. Da noi vengono ma non sempre arriva, perché comunque con i canali umanitari sicuri dobbiamo essere sicuri, cerchiamo di operare con la sicurezza. Con la coordinatrice ucraina che è stata nominata dal consolato, arrivano direttamente là e li prendono la Camera di Commercio e poi vengono spostati nelle varie città. Su quello siamo sicuri e tranquilli, infatti noi ci siamo messi su questo perché direttamente il consolato gestisce la cosa. Anche noi tramite non siamo, il consolato, dato esatto, che siamo e amici, dobbiamo stare attenti anche, purtroppo è successo che ti chiamano, vogliamo fare la raccolta a nome nostro e poi andiamo a scoprire che si scopre che non sono stati autorizzati da noi. Cioè dobbiamo stare attenti anche a questo, certo. A chi danno le cose. Certo, certamente. Daria, vuoi aggiungere qualcosa? Siamo quasi in conclusione. No, niente, appunto, osservo tutta questa situazione, non può che mettere angoscia tutto questo. Ormai poi inizialmente aveva tutto del surreale, adesso io non so se capita anche a voi. Io ho difficoltà a visionare alcune immagini, cioè sì, non ce la faccio più. Sì. Mentre inizialmente, c'era... Hai ragione. Adesso l'angoscia inizia. Daria, da quanto tempo sei in Italia? 13 anni. Mm-hmm. Te l'aspettavi questa guerra? No, non avresti mai immaginato? Nella maniera più assoluta. Cosa hai provato quando hai sentito al telegiornale che c'era stata l'invasione? Questo, mi hanno fatto in molti questa domanda, mi hanno chiamata in questi giorni. Ha tutto il surreale per me. Adesso inizia a subentrare un po' di più l'angoscia, devo dire, forse anche perché inizio a razionalizzare di più quella che è la situazione, sono un po' più lucida. Ma per me tuttora devo dire che il sentimento che prevale è proprio questo, cioè è stato tutto inaspettato, non so quale sentimento far vincere prima, ecco. Tu? Oksana? Anch'io, soprattutto la paura, perché comunque lì conosci tante persone, soprattutto i bambini, perché ci sono un sacco di orfani e tu sai che in questa situazione nessuno si prenderà cura di loro ed è questa una grande, grande paura mia e ovviamente dell'associazione. Siamo in conclusione, ringrazio e saluto Emilio Pomo che è stato gentilmente collegato con noi per tutta la puntata. Grazie mille, dottore Pomo, è stato veramente gentile, il suo contributo prezioso. Buon lavoro e ci aggiorniamo presto. Arrivederci. Arrivederci. Saluto Ninni Gambino, Giuliano Settimo, Daria Giarrusso e Oksana Lipari, Rusa Nova. Dal salotto di Alice è tutto, alla prossima. Ciao. Il salotto di Licia Raimondi, in collaborazione con Fuel Power, i tuoi distributori di carburante di qualità. Betra SRL, Bobcat Official Partner. Zona industriale Ficarazzi, Palermo. Ricambi. Assistenza, vendita e noleggio.